buona giornata a tutti. Salve. Chi a parla tutti. È Claudio Simeoni, c'è con me c'è sia Francesco che Silvano, che lo sentirete stasera nella sua esposizione degli antichi padri. Antichi padri, vero Silvano? Gli antichi padri pagani. E questa sera dalle 19 alle 20 io farò da regia e lui esporrà il suo pensiero e le sue cose, per cui avrete il piacere di sentirlo. Adesso vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Bene, Francesco, vuoi cominciamo con le conferenze, prima di tutto a illustrare? Sì, vuoi... Vabbè. Parliamo delle conferenze e anche del rito che organizzeremo. Sì, beh, logicamente per il rito, per il corso di Beltane, poi diventeremo un po' di dettagli tecnici, anche perché c'è da finire gli accordi con Sacre Radici. E ora, io voglio ricordare un paio di cose. Allora, se, tutto il mese di marzo, nella biblioteca comunale di San Drigo, ci sarà una serie di conferenze che avranno come argomento di base la paura. Allora, il calendario è questo. Mercoledì 8 marzo alle ore 20:30, il libro della paura, la Bibbia come fonte di terrore, dominio e angoscia. Mercoledì 15 marzo, sempre alle ore 20:30, ci sarà un'altra conferenza sulle tecniche, sul controllo della paura, perché poi qual titolo verrà modificato in base alle richieste. È stato modificato, sì. Praticamente ci hanno insegnato ad aver paura fin da piccoli e come affrontarla in pratica. E appunto sarà già tenerla, comunque il sottotitolo è tecniche di autocontrollo e superamento. Mercoledì 22 marzo alle 20:30 ci sarà il nostro Claudio Simeoni con la sua conferenza su come si può essere stregoni sotto il dominio cristiano o durante il dominio cristiano. E il 29 marzo alle ore 20:30 c'era quel nostro amico Silvano che terrà una conferenza sulla situazione del vampiro, cioè il vampiro, una messa a punto in cui ci sarà un riferimento ai vampiri non come un fattore puramente folcloristico, storico o dalla letteratura dell'orrore, ma come il vampiro come qualcosa di concreto, di presente, di vivente nella nostra società. Ecco, allora ricordo le conferenze, San Drigo, biblioteca comunale che è lì in centro, poi San Drigo non è una metropoli, perciò la trovate facilmente. Allora, la prima è mercoledì 8 marzo alle ore 20:30 e poi andranno a scalare di ogni mercoledì, perciò tutto il mese di marzo sarà coperto da queste conferenze. Comunque le ripeteremo in radio. E per quanto riguarda la festa di Beltane, che la festa di Beltane si terrà notte di Valpurga tra il 30 aprile e il 1 maggio. Prenditi il microfono. E stiamo appunto definendo i particolari tecnici con Sacre Radici e di conseguenza verrà organizzata nel Veneto, abbastanza comodamente daremo delle coordinate tecniche, i rituali saranno due fondamentali, logicamente non è che tutti quelli che vengono alla festa hanno il dovere di partecipare ai rituali, perché ad esempio ci sarà qualcuno che ad esempio ha deciso per sua scelta di fare la logistica, come ad esempio Claudio. Infatti, io se partecipo a quella festa mi dedicherò a fare costicine, polenta e un paio di cosette, quella sarà la mia partecipazione. E comunque diciamo i rituali fondamentali sono questi, sono di solito, allora la notte di sabato 30 aprile ci sarà il salto del fuoco come rito propiziatorio, visto che andiamo verso la primavera. E poi il primo maggio ci sarà l'albero di maggio, l'albero della libertà, cioè praticamente se qualcuno ha una raffigurazione della rivoluzione francese in cui c'era l'albero della libertà, che poi era un antichissimo rituale che è sempre esistito in Europa, delle persone intrecciavano dei nastri intorno a un albero, questo era anche sintomo di legame, era una manifestazione di allegria e fu riutilizzato nella rivoluzione francese per riprendere l'antica gioiosità dei culti pagani, cioè nel senso che non fu un'invenzione loro ma fu ripresa. E difatti appunto viene utilizzato come albero della libertà in quanto erano le persone che girando intorno a questo albero creavano un intreccio, creavano una somma di colori. E per chi vuole partecipare logicamente all'albero di maggio basta che si faccia vivo in qualche maniera, o telefonando in trasmissione o telefonandosi in privato o scrivendo o mandando una posta elettronica, verrà contattato. L'unico requisito per quanto riguarda il discorso di Beltane è che logicamente è un rituale pagano, perciò è un rituale religioso, privato e riservato. Esatto, perciò non è né una festa, né una cosa folcloristica, non è una sagra paesana e di conseguenza l'intento delle persone che vogliono partecipare a questo rituale, a questa festa, logicamente è finalizzato a scopo religioso. Cioè, poi qualcuno non voglia partecipare al rituale è un problema diverso, però diciamo, l'intenzione, il volere, il desiderio con cui uno partecipa deve essere questo, insomma, di partecipare a un rituale di tipo religioso. E questo è un rituale religioso essenzialmente.
E l'unico, diciamo, limitazione tecnica è che per l'albero di maggio normalmente uno deve portarsi un nastro di 5 metri di lunghezza, un nastro colorato. Il colore a piacimento, la dimensione del nastro è a piacimento, poi logicamente verranno date tutte quante le direttive tecniche, però... Sì, sarà più che altro per coordinare un sì, po'. Esatto, questa, sì, esatto, ma la questione danza. Tecnica, cioè non poi certo. Diciamo il desiderio con cui uno partecipa. Comunque se c'è tempo di parlarne, allora ricorderemo appunto San Donato del Veneto, penso presumo nella zona del veneziano, vicino Venezia, insomma, non a casa di Claudio, perché appunto non sarebbe spazio sufficiente per tutti i partecipanti. Comunque San Donato del Veneziano. Per cui è raggiungibile in macchina, tutto a posto. Quello che voglio dirvi è che adesso in internet, sul sito che ho chiamato Federazione Pagana, che è lo sforzo che sto facendo per costruire questa, in prima pagina trovate tutte le conferenze rappresentate. Per cui prima che il motore di ricerca IOL li linki, passerà qualche giorno, ma in ogni caso in prima pagina trovate tutte le conferenze presentate. E ci sarà anche la festa di Beltane, quando sarà ora, insomma, di inserirla con tutti i dati possibili. Io faccio una conferenza anche il 24 sull'argomento ambiente. No, allora scusa Silvano, dillo per dillo. Visto che hanno menzionato anche il mio nome come conferenziere a Sandrigo il 29 marzo alle 20:30, vorrei farvi sapere che il venerdì prima, che è il 24 maggio, sempre alle 20:30 nella biblioteca di Sandrigo, io terrò una conferenza che non c'entra con questo la paura, che però non è neanche del tutto indipendente, sarebbe a proposito della catastrofe ecologica globale. Titolo della conferenza: la deformazione della natura. Chi volesse essere, chi fosse interessato, No, in effetti si presenti, è un venerdì sera. Sempre alla biblioteca di Sandrigo. Sempre alla biblioteca. Il giorno 24, il giorno venerdì. Allora, venerdì 24, biblioteca di Sandrigo, Silvano parlerà delle catastrofi. E adesso, visto che mi ha così ben introdotto, oltretutto, partiamo un po' con la trasmissione. Sapete che la trasmissione di oggi, facciamo gli oracoli caldaici e poi andiamo avanti con vari argomenti. Faremo comunque gli oracoli caldaici, sarà la maratona perché terminiamo questo ciclo durato un anno, Silvano, che stiamo facendo gli oracoli caldaici, e chiudiamo questo ciclo. Però prima vi leggerò un pezzetto della Teogonia e mi riallaccerò a qualcosa. Naturalmente io sono molto emotivo in queste cose, per cui abbiate tutta la pazienza di ascoltarmi. Perché? Perché oggi è il 17 febbraio e si parla di roghi. 400 anni fa fu bruciato Giordano Bruno. Ma io non vi parlo di quel rogo, io vi parlo di un altro rogo, un rogo molto più attuale, molto più vicino a noi. E per introdurlo vi leggerò un pezzo della Teogonia, salterò però gli elenchi, cioè gli elenchi delle divinità, delle ninfe, li salto, perché voglio portarvi al concetto centrale del discorso. Ed è questo: Teti a oceano partorì fiumi turbinosi, Nilo e Alfeo, Eridiano dei gorghi profondi, Stimone, Meandro e Istro dalle belle correnti, Faso, Reso e Archelò dai gorghi d'argento, generò anche una sacra schiera di figlie, che sulla terra gli uomini nutrono la giovinezza insieme ad Apollo Signore, e ai fiumi tale destino hanno da Zeus, Peito e Admete, Iante ed Elettra e Stige, che fra loro è la più illustre di tutti, tali da Oceano e Teti nacquero, figlie più antiche, ma molte sono anche le altre. 3000 infatti sono le oceanine dalle sottili caviglie, che numerose la terra e gli abissi del mare, dovunque ugualmente hanno in custodia prole radiosa di dee. Altrettanti sono i fiumi dalle rumorose correnti, figli d'oceano che l'augusta Teti generò. Di essi tutti è arduo per un uomo mortale dire il nome, ma li sa ciascuno che ha dimora presso di loro. Dalla Repubblica del 14 febbraio 2000, finché un segnale da 100 e 100 mani volano in acqua tulipani, garofani, rose, margherite. Nessun prete a bordo, il rito è spontaneo, pagano. Mizeschi pare una piccola Benares. Quella nevicata di fiori e quei mulinelli di petali dicono che un dio è morto. Non ne fanno neanche il nome, non vogliono ammettere che hanno avvelenato il biondo Tibisco, il fiume pazzo, imprevedibile,
il più magiaro. E questo è per un uomo mortale dire il nome, è arduo, ma li sa ciascuno che ha dimora presso di loro. E questo è un rogo immane, veramente è un grande rogo che oggi doveva essere come minimo ricordato, perché hanno ucciso un Dio. Il Dio risorge, perché non esiste un Dio che non riesca a diventare eterno, ma non sarà più quello di prima, cioè la sua coscienza è cambiata, il suo modo di essere e di rappresentarsi è cambiato. E nonostante i roghi cattolici, i roghi cristiani, il sentire pagano è talmente profondo nel cuore degli uomini che non servono i nomi per definire le cose, ma le cose si esprimono in se stesse e parlano al sentire umano. E adesso lascio a Francesco. Sì, ecco, io voglio ricollegarmi al discorso del Danubio avvelenato intenzionalmente anche da una staminararia, da quello che si dice. E io voglio ricordare che questo comportamento non è lontano dai comportamenti monoteici. Volevano loro, Dio dei cattolici dice no, prendete loro. Facciamo un collegamento, non pensate che questo comportamento sia lontano da un comportamento di tipo religioso, di tipo cristiano monoteista. Io voglio ricordare che uno di tanti suoi viaggi, la maschera bianca chiamata Pontefice Giovanni Paolo II, andrò anche in Papua Nuova Guinea e andò a visitare l'arcipelago dell'isola Solomone. E in questo arcipelago esistono delle miniere di rame molto estese e molto sfruttate da compagnie minerarie sudafricane, australiane. Il Papa appena arrivò chiese agli abitanti di entrare e di vivere in pace, perché in queste isole esisteva una guerriglia di tipo animista pagana che si opponeva allo sfruttamento da parte degli stranieri delle miniere di rame. Il Papa appena arrivò chiese a questi guerriglieri, che lottavano con sistemi primitivi soltanto per poter disporre della loro terra, di deporre le armi e di trattare in pace. Non disse vediamo a chi spetta la terra, a chi spetta il diritto di vivere questa terra. No, dovete solo far pace e basta, perché logicamente le miniere devono produrre rame. Ecco. E questo è chiaramente un comportamento chiaro da che parte si può schierare una religione tipo monoteistico. E visto che oggi è il 17 febbraio e 400 anni fa veniva bruciato Giordano Bruno, e visto che le rievocazioni non sono state neanche poi tante a dire il vero, cioè nel senso che volutamente si è posto il silenzio su questo, noi vi vediamo di ricordare Giordano Bruno e di dire alcune cosette. E come avete notato, di fronte a un fatto del genere si è volutamente messo il silenziatore, ma questo silenziatore si mette su tutto. Voglio ricordare un semplice fatto: fra i tanti carnevali del giubileo che ci sono quest'anno c'è stato anche un tentativo di carnevale sfruttando il dolore e la sofferenza, che era il giubileo dei malati. Benissimo, in Vaticano si aspettavano 75.000 presenti, c'erano stati 20.000, con delusione del Vaticano. Questo dimostra che anche chi vive nella sofferenza sa comprendere benissimo chi utilizza la sua sofferenza e non ne frega niente della sua sofferenza. Il che proprio significa, cioè, che di fronte a un'aspettativa di 75.000 persone, organizzati come sono, se ne sono trovati soltanto 20.000 che hanno partecipato e che sono andati là. E ritorniamo al discorso, facendo dei salti, al discorso di Giordano Bruno. Allora, torniamo al discorso di Giordano Bruno. Allora, ricordiamo, io prendo lo spunto da un articolo di Corriere della Sera del mercoledì 16 febbraio. Come dire che certe tematiche che noi diciamo, certe affermazioni che facciamo, non sono mai tematiche solo nostre, cioè che anche in ambiti ormai, diciamo così, accademici vengono utilizzate. Allora, su questo c'è un articolo su Giordano Bruno, 17 febbraio 1600, 400 anni dal rogo. E ricordiamo che tra l'altro fu mandato a rogo con la lingua in gioga, cioè soggiogata, che vuol dire che i cristiani, come sempre, hanno paura anche delle parole. E difatti l'unica cosa che riesce a terrificare i cristiani è tutto, è anche la parola, che è la cosa più, diciamo, può sembrare no, meno diretta, meno violenta, e solo una mazione di pensiero hanno avuto la necessità di inchiodargli la lingua. Allora, qualcuno dice, ma perché la Chiesa non chiede perdono? E l'articolista dice, chiedere perdono sarebbe stato un gesto di grande valore formale, ma non avrebbe ridotto le ragioni profonde del conflitto, perché certamente la Chiesa non potrà intaccare l'armamento ideologico che in tempi differenti portò come logica conseguenza rigorosa a quella tremenda condanna. Non è un caso che il Papa quasi in ogni occasione accusi il relativismo come fonte di tutti i mali. Il che vuol dire che di fronte al perdono, è soltanto un perdono per quello che hanno commesso nel passato, ma gli elementi che hanno portato a quelle conseguenze e che portano all'Inquisizione, che portano ai roghi, sono sempre gli stessi, li hanno solo accantonati.
ma loro non chiedono perdono per quello che sono, chiedono perdono ufficialmente per quello che so, quello che hanno fatto, non per quello, da quelle loro motivazioni. L'autore di un libro su Giordano Bruno fa un'affermazione, Anacleto Verrei, che ha fatto un libro su Giordano Bruno in Europa, e dice, il suo libro è scritto solo in tedesco, e dice, ma perché gli chiedono all'autore il suo libro su Giordano Bruno scritto solo in tedesco quando Giordano Bruno era italiano? Fa, certo, perché questo è un paese impretagliato, cioè nel senso proprio una maniera, quella più peggiore. E gli chiedono, fa, ma se gli piacciono i cattolici, dice, fa, testuale, non mi piace vedere la gente in ginocchio, anche se si tratta di gente di chiesa, cioè nel senso che questo è un autore accademico in cui fa un'affermazione chiara, cioè che poi il fatto stesso che lui usa il termine piacere, cioè nel senso e non disgrazia o sofferenza, denota chiaramente anche un'operazione di tipo ideologica, perché un cristiano avrebbe usato il termine sofferenza o dolore, lui dice piacere, che è una cosa più fondamentale. E soprattutto lui dice, perché hanno bruciato Bruno? Perché Bruno in fondo sosteneva che escludeva l'idea di un Dio creatore. Era questo che gli dava fastidio, non tanto quanto argomenti teologici più o meno condivisibili o assurdi. Ma lui poneva come base di riferimento dire, fa, non esiste un Dio creatore. E questo era sufficiente appunto per mandarlo al rogo. E gli chiedono, ma qual è il comportamento della Chiesa? Fa, è da poco che la Chiesa è diventata così sentimentale. Il peggiore fanatismo è infatti quello delle regioni monoteiste, cioè nel senso che non appartiene soltanto alla manifestazione cattolica di essere intollerante, ma appartiene a tutte le religioni del monoteismo. Di conseguenza non pensate che gli errori o i crimini siano solo della Chiesa cattolica, appartengono a chi è cristiano, a chi è protestante, a chi è musulmano e chi è ebreo, cioè appartengono a tutti i monoteismi. Esatto. Allora, l'autore giustamente critica anche chi continua, come alcuni autori o case editrici cattoliche, a pubblicare libri di revisione sul discorso della stregoneria, e dice, fa, gli storici revisionisti, beh, parlo appunto dei preti che fanno, o dei tipo le case editrici tipo la PM, che fanno libri sulla stregoneria in cui dicono che solo 70.000 persone sono state bruciate a rogo, sono preti di complemento, che per me sono ancora peggio dei chierici veri. Come si può scrivere che l'Inquisizione non amava versare il sangue e preferiva salvare le anime? Cioè, si è arrivato al punto di dire adesso, per giustificare l'Inquisizione, che l'Inquisizione non bruciava i corpi, ma voleva salvare le anime. E dicono, ma perché non c'è questo ricordo di Giordano Bruno così forte? Dice, non vale la pena ricordare solo Giordano Bruno. Fa, Bruno fu la vittima più illustre, ma non l'unica. Una moltitudine prima e dopo di lui fu sacrificata sull'altare del Dio cristiano. Chiuse virgolette. Cioè, nel senso che questo autore, di fronte alla capacità di conservare le cose, lui dice, quello che è stato commesso non è stato fatto perché fu fatto dalla Chiesa Cattolica, fu fatto perché ci fu il riferimento al Dio dei cristiani, fu fatto e sacrificato in onore del Dio dei cristiani, non fu fatto perché un Papa o un prete interpretò male la Bibbia o le leggi di Dio, le interpretò e le eseguì. E Bruno dice chiaramente, fu sacrificato e bruciato perché faceva comodo e perché il Dio dei cristiani, il Dio di tutti i monoteisti, voleva così. Ecco, io penso che questa sia la maniera forse migliore di ricordare Giordano Bruno, cioè nel senso che invece di fare di rievocazioni storiche che possono trovare il tempo che trovano, è anche la capacità di riconnettersi al significato di perché si arrivò a questo rogo. Di conseguenza non credete a chi vi verrà a raccontare che la Chiesa Cattolica chiede perdono, perché non può chiedere perdono, anche perché sa di non aver sbagliato, perché quando dice qualcosa dice che l'ha fatto sempre con l'intenzione della fede e della salvezza delle persone. E quando uno dice che lavora per la tua salvezza, può promettersi qualsiasi cosa pur di salvarti. Sì, beh, anche di bruciarti. Esatto. Va bene, e adesso tediamo i radioascoltatori che vogliono essere tediati per l'ultima volta con gli oracoli caldaici. Faremo una bella maratona, le ultime 10 pagine di oracoli caldaici. D'altronde vi ricordo che, a proposito degli oracoli caldaici, gli oracoli caldaici erano spariti dalla circolazione, anzi ci sono rimasti solo i pochissimi frammenti che sono stati conservati dai scritti di Procolo, Plotino, eccetera, e vennero tradotti ai tempi di Ficino, cioè vengono tradotti praticamente nel 1500, siamo proprio a cavallo proprio dei tempi di Giordano Bruno, cioè sparirono dagli esseri umani, cioè dalla faccia dell'umanità, per riapparire nel 1500 circa. Per cui praticamente si ricollegano un po' al periodo di Giordano Bruno, e i pochi frammenti che ci sono rimasti però sono un percorso di stregoneria, e concludiamo questo percorso di stregoneria. Siamo arrivati al frammento 184, piccolissimo, puntini, 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 tempo del tempo, puntini, puntini, puntini. Il tempo
è misura del mutamento soggettivo in relazione ai soggetti che ci comprendono. Il tempo è trasformazione. Il tempo è misura del mutamento, dove il mutamento è all'interno di un altro mutamento, dove il soggetto della natura muta all'interno dei mutamenti della natura stessa, dove l'essere natura muta all'interno dei mutamenti dell'essere terra stesso e delle mutazioni dell'essere sole, dove il mondo della materia muta all'interno di tutti i mondi della percezione in cui è contenuto e che contiene, dove il tempo del soggetto è misura del suo mutamento, pur sviluppando mutamenti che obbediscono ad altri tempi e ad altre situazioni. Qual è il tempo che segue un soggetto? Il tempo in cui ha inchiodato la sua ragione, o il tempo delle sue trasformazioni con quanto la ragione non riesce nemmeno ad immaginare? Che cos'è il tempo se non l'illusione di un'oggettività nella quale il soggetto si trasforma? Eppure la trasformazione è un dato oggettivo, mentre la forma della trasformazione rappresenta l'illusione nella quale il soggetto ha inchiodato la sua attenzione. Il tempo, che scandisce il mutamento all'interno dell'illusione nella quale il soggetto ha inchiodato la sua attenzione, è comunque misurazione delle trasformazioni del soggetto. Il tempo delle trasformazioni all'interno del piano fisico spinge il tempo delle trasformazioni sui piani della percezione. Il tempo del tempo è il tempo quale misura di trasformazioni illusorie che agiscono sul terreno quale misura dei mutamenti delle trasformazioni soggettive. Il tempo delle trasformazioni effettive è un tempo diverso dal tempo delle trasformazioni illusorie, e quando l'uno interagisce con l'altro nell'espressione della percezione dell'intuizione soggettiva, solo il soggetto, l'individuo disciplinato, impara a separare la percezione dall'illusione. Percezione e illusione che non sono elementi assoluti in sé, ma sono piani d'azione del soggetto, dove l'illusione è sempre percezione e la percezione tende sempre ad illudere il soggetto della propria assolutezza. L'autodisciplina del soggetto distingue i mondi nei quali il proprio intuire ha diretto la sua attenzione ed agisce in quei mondi raccogliendo armi e scudi propri di quei mondi, il tempo proprio di quel mondo. Questo è il senso di tempo del tempo. E passiamo al frammento 185. E l'ho detto Silvano che questa è l'ultima botta che gli do. Puntini, 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 nostro involucro che cola via. L'involucro che cola via è il nostro corpo fisico. Giunto il momento della morte del corpo fisico, mentre questo perde la sua forza e la sua sostanza, al veggente appare un essere umano che, come un essere serpente, sta cambiando la pelle che avvolge la propria coscienza di sé. L'involucro cola via nell'essere umano che ha affrontato la propria esistenza come una sfida che ha raccolto l'energia vitale del proprio corpo e l'ha plasmata, l'ha compattata usando la propria volontà, la propria attenzione, il proprio intento per affrontare le contraddizioni che l'esistenza gli proponeva e che lui andava a cercarsi. Vivere per sfida, diventare un cacciatore d'agguato o un praticante del sognare, lo hanno trasformato portandolo a praticare sfide all'interno del sistema sociale in cui viveva, sfide all'interno dell'essere natura in cui viveva e sfide negli infiniti mondi della percezione che il suo potere di essere gli permetteva di raggiungere. Un cacciatore d'agguato, agendo nell'oggettività, trasforma la propria soggettività, la plasma agguato dopo agguato, la affina azione dopo azione, sia che l'agguato si svolga nel sistema sociale che nell'essere natura. Un cacciatore d'agguato chiama le cose col loro vero nome. Un cacciatore d'agguato si toglie dal centro del mondo. Un cacciatore d'agguato impara quando esporsi e quando occultarsi. Un cacciatore d'agguato affila le armi soggettive per affrontare il mondo che lo circonda. Plasma la propria contemplazione, la propria meditazione. Rende robusto il bastone della sospensione del giudizio, del blocco del dialogo interno e dello scetticismo, per essere pronto a balzare, sia quando deve agguantare la preda della trasformazione, sia quando egli, come predato dal potere di essere dell'oggettività, intende sottrarsi per non venir distrutto. Il cacciatore d'agguato pratica l'agguato in ogni mondo della percezione, nel quale giunge sia col sognare che con l'attenzione della percezione, che con l'alterazione della percezione, scusate. Ed eccolo, il cacciatore d'agguato, il corpo stanco con la via, ha terminato la propria funzione, ha plasmato la sua struttura dell'energia vitale, questa è pronta per assumere su di sé la coscienza di sé,
del cacciatore d'agguato e portarlo a percepire altri mondi, con altri sensi, in altri lidi, mutamento dopo mutamento, verso l'eternità. Può ben dire il veggente teurgo, nostro involucro che cola via. E passiamo al frammento 186, sono solo 190, dai ragazzi, portate pazienza. 186, puntini, 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 immagine dell'anima in tutte le forme. È giunto il momento in cui il veggente sta lasciando il proprio corpo fisico. Il corpo di energia vitale è sufficientemente compatto per sorreggere la propria coscienza di sé. In quel momento il veggente scopre quanto anima. Quanto anima è l'essenza, la numenia degli enti che lo circondano. È quanto anima gli enti che racchiude il loro sentire, il loro percepire e il loro intuire. Le parole della descrizione che la ragione scioglieva una dopo l'altra nascondevano la fonte segreta del percepire agli occhi del singolo essere umano. Il suo sentire si piegava, deformato, alla descrizione della ragione. Non era quanto animava l'essere umano, il motore della vita e delle azioni, ma solo il suo riflesso deformato dalla ragione nel suo immane sforzo di impadronirsi dell'essere stesso e di dominare il suo sentire e il suo intuire. Davanti al veggente la forma della descrizione si spezza, la sua attenzione non è più prigioniera delle parole e della forma, ma spazia i mondi infiniti, supera la forma degli enti e giunge a quanto fa di quegli enti esseri coscienti di sé, che esercitando la loro volontà tentano di divenire nell'infinito dei mutamenti. Quante immagini descritte e indescrivibili appaiono al veggente, quante forme di quanto anima, quanto la ragione descriveva appaiono al veggente. Non sono più mediate dalla descrizione della ragione. La descrizione della ragione sta scivolando via assieme al corpo fisico. Ora il veggente si libera dai lacci della ragione. Ha combattuto tutta la sua vita per mettere ordine nei tentativi della ragione di impadronirsi del suo sentire e del suo intuire. Ha combattuto per costringere la ragione a farsi da parte e lasciare spaziare espressiva e lasciare spazio espressivo alla sua volontà. Scusate, mutamento dopo mutamento la ragione si sta sciogliendo assieme al corpo fisico e con l'ultimo sforzo può finalmente cogliere quanto è consapevole di sé senza essere mediato dalla ragione e dalla descrizione che questa imponeva. Questo è il senso e il significato di questo frammento, immagine dell'anima in tutte le sue forme. E passiamo al frammento 187. Non mi regge, virgola, il povero cuore del medium. Medium, la mediazione fra percezione all'interno della ragione e percezione dei mondi sconosciuti del circostante si sta incrinando. Il veggente fu il mediatore del proprio percepito. Percepiva l'irreale per la ragione e trasferiva nella ragione il percepito mediando con la descrizione che di quel percepito la ragione voleva imporre. Mediare sempre fra il percepito e il descritto, uscire dal descritto per percepire, scegliere o tornare nel descritto della ragione dimenticando il percepito, le sensazioni, le tensioni e le sfide, o accettando la mediazione imposta dalla ragione che permetteva una sintesi purché gli elementi fossero propri della descrizione stessa. Accettare l'imposizione della ragione, accettare una tirannia che comunque assicurava il veggente i mezzi attraverso i quali uscire dalla ragione stessa per affrontare lo sconosciuto. Accettare l'imposizione della ragione, spostare i confini della ragione e del suo descritto in modo da arricchirne i contenuti e poter pescare in un numero maggiore di fenomeni in modo da avvicinarsi il più possibile alla definizione del percepito. Accettare la tirannia per poterla sfidare, dilatare, limitare fino alla sconfitta definitiva. La mediazione del veggente si è protratta per l'intera esistenza. Ha superato la paura, il cui scopo era quello di impedirgli di uscire dai confini della ragione per immergersi nello sconosciuto. Ha superato la lucidità, quando vinta la paura divenne padrone del movimento all'interno dello sconosciuto, quando poteva mettere lo sconosciuto al proprio servizio e i fantasmi della ragione non gli incutevano più timore, li aveva riconosciuti, li poteva chiamare per nome, era il loro dominatore. Ha superato il potere di avere, ha rinunciato ad usare la sua percezione per metterla al servizio della ragione, ha rinunciato a mettersi al centro del mondo, ha rinunciato a servirsi del suo potere di essere per impossessarsi degli esseri umani. Ora non può superare la vecchiaia,
la morte del corpo fisico avanza, la vecchiaia lo sente, lo vincerà e lo sconfiggerà, eppure egli è il vincitore, la morte del corpo fisico è la sua vittoria, ha procrastinato il momento per poter accumulare ulteriore potere di essere, ha vinto le sfide della vita che lo volevano annientare, ma la vecchiaia è giunta, il cuore del medium sta per cedere, la ragione sta per abbandonare il controllo del medium, il medium sta per conquistare la libertà, oltre ogni pensato, la vittoria del veggente, il suo trionfo. Dunque, non mi regge il povero cuore del medium. E passiamo al frammento 188. Silvano, è da aprile che li sto massacrando con questi frammenti caldaici. È interessante, bisogna saperla. Ne avrai una copia. Frammento 188. Ciò che il nous esprime, lo esprime, il nous, mia figlia direbbe sempre, esprime, lo esprime con l'intuire. Questo frammento è richiamato in questo momento, in questa sequenza di frammenti. Perché? Perché a questo punto il teurgo, il veggente, il pagano politeista, lo psichista, l'apprendista stregone, il cacciatore d'agguato, il sognatore sta perdendo il suo corpo fisico. In questo momento sta finendo la sequenza del corpo fisico e le trasformazioni. Con questo corpo fisico la coscienza di sé ha costruito se stessa. Il corpo fisico muore, ma, dicono gli oracoli caldaici, quanto il nous esprime, non lo esprime attraverso il descritto della ragione o attraverso le manifestazioni del corpo fisico di cui la ragione si ritiene padrone. Il nous manifesta se stesso attraverso l'intuire. L'intuire non è attributo della ragione, l'intuire è attributo della coscienza di sé, che cerca fenomeni e oggetti al di fuori della ragione. L'intuire è la manifestazione del soggetto che, valicando i confini imposti dalla ragione, giunge in mondi che la ragione vuole ignorare, e pesca fenomeni, compie azioni, manifesta il suo intento che riporta nella ragione sotto forma di intuire. L'intuire è come manifestazione del nous soggettivo. Il nous è un attributo qualificativo del soggetto che la ragione vive solo come riflesso descrittivo. Anche se la ragione muore dissolvendosi col corpo fisico, il nous permane. Perché pensiero, intenzione, progetto, scopo, intendimento, modo di pensare, modo di sentire, la volontà, il proposito, il desiderio si manifestano attraverso l'intuire, il nous. L'intuire rimane alla coscienza di sé, che si trasferisce dal corpo fisico al corpo luminoso e porta con sé il nous che ha forgiato nel corso dell'intera vita fisica. Non è l'intelligenza o il cervello che esprimono il nous, ma l'intuire del soggetto, le capacità intrinseche della coscienza di sé, che sul piano della ragione e della fisicità si esprimono attraverso il cervello, le parole e la descrizione. Chi ha attraversato la propria esistenza, costruendo il proprio potere di essere, mantiene compatto il proprio nous al trasferimento della propria coscienza di sé, dal corpo fisico al corpo di energia vitale. Chi invece ha rinunciato ad alimentare il proprio intuito, preferendo la sottomissione alla ragione e alla fisicità come unico modo dell'esistenza, altro non fa che morire nell'illusione che un Dio pazzo, padrone, lo faccia risorgere nell'unico stato di vita che è in grado di concepire. Chi ha rinunciato alla determinazione del proprio nous, ha rinunciato a trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. E passiamo al frammento 189. Ascoltami, anche se non vorrei parlare, poiché a forza mi incatenasti. L'apprendista stregone, il cacciatore d'agguato, il sognatore, lo psichista, il pagano politeista, il teurgo esercitano la loro volontà nell'oggettività in cui vivono, praticano il loro intento. Nel praticare il loro intento chiamano gli dèi, che sono quell'intento, con la loro azione, con la loro strategia di vita, con la loro capacità di usare l'attenzione, costringono gli dèi del circostante a costruire delle relazioni divine e sorregge i loro intenti. Le relazioni sono a loro volta forza di dèi, sono dèi e se stesse. Le relazioni incatenano i soggetti che formano la relazione, li incatenano fondendo i loro intenti. Così il soggetto si fonde al soggetto. Il soggetto che esprime un intento si fonde col soggetto che, esprimendo un intento analogo o corrispondente, alimenta lo sviluppo della relazione. L'intento viene afferrato dagli dèi espressi nella relazione. Gli dèi espressi dalla relazione agiscono per necessità del proprio divenire, cui sommano la loro volontà soggettiva. La necessità del loro divenire è il loro intento nella trasformazione che ottengono fondendo gli intenti dei soggetti partecipanti alla relazione. La relazione è costruita da dei che fondono gli intenti simili dei soggetti agenti nell'oggettività,
alimentano le loro trasformazioni alimentando con questo il proprio divenire. Così il soggetto, il cui intento viene legato al soggetto che attraverso l'azione esprime quello stesso intento, alimenta l'azione del soggetto perché in questo modo alimenta il proprio intento, la sua azione, il potere delle sue trasformazioni. Ecco che il Dio, incatenato dal Dio, risponde al richiamo per la forza del Dio che ne ha legato gli intenti. Attraverso volontà i soggetti esprimono l'azione, attraverso l'intento si incatenano i soggetti per continuare a divenire assieme nell'infinito dei mutamenti. Necessità e volontà formano gli dèi, che costruiscono la relazione, e gli dèi, esercitando necessità e volontà, chiamano alla relazione e ne fondono gli intenti. Allora ciò che si fonde è la forza del Padre che genera le coscienze di sé, le quali, facendosi Dio nell'esercizio della loro volontà, trasformano se stesse nell'infinito dei mutamenti. Gli dèi rispondono dunque al richiamo dell'infinito. Ogni attore partecipe alla relazione, lega gli altri attori con il potere dell'intento, lo sviluppo di necessità e il suo farsi Dio attraverso la determinazione della sua azione. Il soggetto che esercita la propria volontà con la sua azione costringe gli dèi dell'oggettività a camminargli a fianco. Questo è il significato di questo frammento e questa è la situazione nella quale un soggetto, qualunque sia la specie o il genere, è in grado di costringere chi si è fatto Dio sviluppando il proprio potere di essere a parlare, perché lo ha inchiodato, incatenato, non gli ha consentito di sottrarsi dalla fusione degli intenti. È corretto quanto afferma il Dio nei confronti del Dio che esercita l'azione, fuso dagli dèi che di quella relazione sono espressione. Ascoltami, anche se non vorrei parlare, poiché a forza mi incatenasti. E passiamo al frammento 190. Porta pazienza che sono altri due frammenti. Non c'è problema. Tanto è un anno che stiamo trasmettendo, c'è cioè quasi un primo anno. Aprile del, pensavo fosse uno scherzo, mi sia d'aprile. Invece guarda, la costanza, la continuità. Soprattutto l'interesse. Esatto, se tu diluivi la cosa riuscivi a fare un anno completo. No, riuscivo anche a fare di più, forse fare 3-4 anni. Bene, passiamo al frammento 190. Per quale motivo dall'etere che sempre scorre evocasti me, la dea Ecate, così, con costrizioni che domano gli dèi? L'affermazione della dea attrae l'attenzione del lettore, la concentra sul suo disappunto distraendola dalla risposta. È la risposta che non viene espressa in questo frammento, la chiave per comprendere la domanda fatta da Ecate. Lei è essenza, parte integrante dell'etere che sempre scorre. Che cos'è l'etere che sempre scorre? È la forza continua della trasformazione di quanto è inconscio a diventare... a quanto diventa cosciente di sé, consapevole, e la forza continua che porta la coscienza di sé e la consapevolezza a dilatarsi nell'infinito delle cose e dei mutamenti. Questo è l'etere che sempre scorre. In quest'etere che sempre scorre, il potere di essere di Ecate si alimenta attraverso i passaggi di stato e di mondi che gli esseri attraversano mentre usano la loro volontà per divenire nell'infinito dei mutamenti. Il potere di essere di Ecate all'interno degli esseri della natura raggiunge il massimo splendore quando il corpo fisico di questi muore e nasce il corpo luminoso. In quel momento Ecate risplende in ogni essere. Quando muore l'essere feto e nasce l'essere della natura, è Giunone che risplende. Quando muore l'essere della natura e nasce l'essere luminoso, è Ecate la splendente di luce che trae forza e nutrimento. Ed accorre Ecate, evocata del potere di essere di chi sta per affrontare l'ultima sfida della vita fisica. Accorre perché chiamata da quel potere di essere al quale Ecate non è in grado di sottrarsi. Ecate è chiamata ad assistere all'ultima danza del guerriero, la danza della sua esistenza, la danza attraverso la quale ha accumulato il suo potere di essere. Ecate non si può sottrarre perché chi la chiama è Ecate stessa. Nel suo ultimo sforzo, nella sua danza della vita, il cacciatore d'agguato, il sognatore, l'apprendista stregone, lo psichista, il pagano politeista si fa Ecate, ed Ecate non può non nutrire se stessa, Ecate o Proserpina. Il potere di essere è lo stesso, l'espressione culturale è diversa. Ecate nutre la trasformazione che la nutre, e mentre la contraddizione della vita si risolve col cacciatore d'agguato che cambia mondo, forma e sostanza con la quale cacciare, lei continua a fluire nell'etere, subendo gioiosa le costrizioni che domano gli dèi nella costruzione della vita. Qual è la costrizione che doma Ecate?
l'essere della natura che attraverso la propria esistenza, prendendosi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, accumulando potere di essere e presentandosi alla morte del corpo fisico con il potere di trasformazione, con il potere di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. La costruzione che evoca Ecate è la capacità dell'essere della natura di farsi Ecate, così come la costruzione che evoca gli dèi affinché camminino a fianco degli esseri nelle loro trasformazioni, quali risultato delle sfide della loro vita, è la capacità di farsi quel Dio. È la loro capacità di costruire l'azione che risolve la contraddizione, compattando tutto se stessi, concentrando tutta la loro volontà, la loro attenzione, la loro determinazione, la loro fisicità, i loro sensi e quant'altro concorra a trasformare un'azione meccanica in un'azione magica. È la capacità del soggetto di concentrare tutto se stesso nell'azione che costruisce le costrizioni con cui evocare gli dèi. È oziosa e inutile la domanda posta dal frammento oracolare se non è seguita dalla risposta e dall'intento con cui la domanda si pone. L'essere che ha evocato Ecate si è fatto Ecate e l'ha chiamata per sorreggerlo nell'ultima sfida della sua esistenza. La dea chiede, ma la domanda è posta al lettore, non all'attore della vita a cui Ecate ha dovuto rispondere. E chiudiamo gli oracoli caldaici con l'ultimo pezzo, il 191. Sciogliete ormai il Signore, il mortale non può più contenere il Dio. L'ultimo frammento della sequenza costruita da Tonelli, l'ultimo frammento ad indicare l'ultimo atto dell'esistenza dell'essere umano che ha attraversato la propria esistenza costruendo se stesso. Sciogliere il Dio sta ad indicare l'ultimo legame fra il corpo fisico e il corpo luminoso che si sta spezzando. Scioglietelo. Gli dèi assistono al trionfo. Un essere di energia si è costruito, ha affrontato le contraddizioni della sua esistenza, le contraddizioni dell'oggettività lo hanno favorito, il suo potere di essere ha impedito alle condizioni dell'oggettività di fermare la sua costruzione. Il Signore è il corpo luminoso, è la sostanza per la quale la coscienza di sé è divenuta trasformandosi. Il corpo luminoso è il prodotto del lavoro del corpo fisico, della psiche, delle determinazioni della sua esistenza. Tutto si è trasformato, il corpo fisico è invecchiato, ma nell'invecchiare quell'essere umano si è assunto la responsabilità della propria esistenza, si è tolto dal centro del mondo, ha chiamato le cose col loro vero nome, ha articolato la sua attenzione, ha praticato l'arte dell'agguato, agendo anche per sottrarsi all'agguato del mondo, ha praticato il sognare, ha lisciato se stesso attraverso la meditazione e la contemplazione, ha ascoltato il corpo luminoso che cresceva, lasciando che questi si esprimesse. Quest'essere umano ha attraversato lo spazio della sua esistenza, costruendo il daimon che cresceva dentro di lui, il suo potere di essere, la sua capacità di determinare la propria esistenza. Ora il corpo fisico sta morendo e quest'essere umano non subisce quanto sta avvenendo, non è capace. Ecco, affronta il passaggio, concentra tutto se stesso nell'ultima sfida, concentra la sua attenzione, si è allenato per l'intera vita, concentra la sua energia vitale, aveva passato giorni ad ascoltarla e compattarla, usa la sua contemplazione per non farsi avvolgere dall'apparizione di immagini strane, usa la sua capacità di agire d'agguato per afferrare quanto gli si presenta, usa la sua esperienza negli infiniti mondi del sognare per mantenere agile e pronta la sua attenzione, adattandola alla forma del nuovo mondo che gli viene incontro. È abile nell'usare la follia controllata per affrontare le coscienze che si presentano, è pronto a palpare il nuovo mondo in cui fondersi coi nuovi sensi con cui lo percepirà. D'altronde, egli era armato del bastone dello stregone, egli sapeva sospendere il dialogo interno, pertanto conosce la capacità di agire senza l'impedimento della ragione, egli sapeva sospendere il giudizio, pertanto non giudica quanto incontra, ma lo vive attraversandolo, qualunque forma questi assuma. Aveva usato lo scetticismo con cui aveva forgiato il suo sguardo sul mondo, imparando a chiedersi il perché delle cose. Il Dio danza la sua rappresentazione della vita. A quella danza assistono gli dèi del suo universo. Gli dèi si accalcano nel suono dell'infinito, in cui il nuovo potere di essere fluisce nell'etere dell'eternità. Dunque, sciogliete ormai il Signore, il mortale non può più contenere il Dio. E con questo io ho finito gli oracoli caldaici. Signori miei, preparatevi alla teogonia e a tutto il resto. Beh, vuoi aggiungere qualcosa, Francesco? Vabbè, un bel lavoro, insomma, hai fatto un buon impegno, un ottimo lavoro, insomma.
questo diciamo è fondamentale proprio perché permette di riprendere in mano testi antichi che poi venivano manipolati, venivano falsati, e dargli la corretta interpretazione o una visione che non fosse deformata da principi esterni, ma riconoscendo il valore che era all'interno delle cose. D'altronde è caratteristica di ogni fanatismo tipo monoteistica chiedere sempre qualcosa di più agli altri. Allora,